Ciao bellezze, allora come state? Oggi secondo video di giornata, in realtà è il terzo dato che ho pubblicato anche la live reaction a mezzanotte di ieri, però volevo assolutamente pubblicare questo video prima di domani, a pranzo, dove parleremo della conferenza stampa di vigilia di Pirlo a Sassuolo Juventus, partita non ci prendiamo in giro, importante, non importante, partita, terz'ultima partita di campionato della Juventus, però oggi sono successe troppe cose. Troppe cose, bisognava parlarne e metterci qua e discuterne. Quella chiave è quella che vedete nel titolo e arriveremo a parlarne. Prima di tutto, però, vi devo ringraziare per il supporto che mi avete lasciato in questi giorni. Siamo stati terzi nelle tendenze di YouTube Italia, qualcosa di incredibile. Il video ha superato quasi 10.000 like, abbiamo superato le 100.000 visualizzazioni e quindi grazie. Semplicemente grazie. Per tutte le pagelle, la live reaction, per i commenti, i messaggi, i tag su Instagram, grazie, 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 perché quando lo viveva male, comunque dall'altra parte c'è una community che in quasi 7 anni è diventata salda, solida, come una roccia, ed è qua, pronta a sostenersi a vicenda, anche nei momenti più bui della Juventus. E come seconda cosa invece vi chiedo di scaricare OneFootball, il link qui sotto in descrizione, per rimanere aggiornati, dato che comunque le notizie ce ne saranno. Sicuramente ce ne saranno, intendiamoci. Chiave mercato, chiave futuro, chiave europei. Scaricate gratuitamente OneFootball qui sotto in descrizione. Non riesco neanche più a parlare. Oggi ne ho dette troppe. Partiamo da quella più soft, ok? Che è Gravina che minaccia la Juventus di non partecipare alla Serie A se non uscirà dalla Superlega. Non ne voglio parlare. Qualcuno mi ha chiesto addirittura in privato di parlare di questa cosa perché sono influente, quindi magari potevo riuscire a far cambiare Dall'Agnelli. Credo di non avere questa influenza. Ecco, sono abbastanza convinto di questa cosa. Ne so poco sull'argomento. Credo che non potranno permettersi a livello di Lega Serie A di avere un campionato senza Juve, ma adesso intanto è un discorso che non mi interessa perché voglio veramente concludere questa stagione e ci sono tematiche più importanti, più urgenti delle quali parlare. Quindi lo accantoniamo dato che non è un'ufficialità. Ok? Quindi vediamo cosa succede perché anche questo discorso Superlega un po' ha rotto le balle. Allora, partiamo dal centro, il giorno dopo. Il giorno dopo noi siamo tremendamente distrutti e prima di passare alla notizia principale del video, dobbiamo fare un passaggio su Cristiano Ronaldo, Agnelli e Del Can che vanno a Maranello a vedere le Ferrari nella scuderia. Ora, liberissimi di farlo, nessun tipo di problema. Però da tifoso, ora mi sono sfogato nei video di ieri, nei quali ho perso anche un po' il senno, ora sono abbastanza lucido, appena tornato da una corsetta, ho fatto una doccia, c'è cioè nato anche leggero, sto cercando di mettermi in forma, quindi sono tranquillo, sono sereno, quindi parleremo e basta. Ve lo giuro, non alzeremo la voce. Da tifoso mi dà fastidio. Da tifoso mi dà tremendamente fastidio perché pensare che il giocatore più importante, forte, iconico della squadra, che ieri sera ha fatto malissimo ed è qualche partita che sta facendo male, a parte i 5-10 minuti finali di Udine, che mi sembra un po' troppo poco per un giocatore calibro di Ronaldo che guadagna così tanto. Il presidente della squadra che è nella bufera. È nella bufera perché quest'anno si è sbagliato tanto e ci arriveremo. E quello che a tutti gli effetti è il proprietario della maggior parte della Juventus, dopo una prestazione così, dopo una stagione così, il giorno dopo vanno a fare una roba così. Ripeto, liberi di farlo perché possono assolutamente farlo. Ferrari poi sicuramente è lì. Però no, credo che un po' di rispetto nei confronti del tifo non si chiede tanto, ma che il giorno dopo, almeno il giorno dopo, si continui e si cominci a ragionare al campo, alla classifica, alla squadra che quest'anno è veramente tremenda. Sono tante piccole cose, ragazzi. Piccole cose che accadono durante l'anno che negli anni scorsi non succedevano e che non sarebbero nemmeno mai successe. E quest'anno succedono, le cose vanno male e succedono anche queste cose qua che danno fastidio. Quindi questo non potevo tenermelo dentro, mi dispiace, ma è così, mi ha dato fastidio. Passiamo a Striscia Notizie. Ora sono le 21:05, registro adesso anche per tempistiche legate al coprifuoco, dato che vorrei vedermi con la mia fidanzata questa sera e rilassarmi dopo una serata come ieri in cui sono andato a letto alle 2 arrabbiato e stamattina alle 7 meno 5 ero sveglio per andare a lavorare ancora arrabbiato. E quindi non ho visto il servizio di Striscia la Notizia. Non l'ho visto, non ho fatto in tempo, non era ancora stato pubblicato. Atteniamoci a quelle che sono le parole virgolettate di Nedved, che sono state rimbalzate sui social in tutta la giornata, e cioè Cristiano Ronaldo rimane alla Juventus e Pirlo pure.
diamo presso dato che questo sia davvero il virgolettato di Nedved. Poi è libera interpretazione, una volta che uscirà il servizio di Striscia Notizia sarete liberi di cambiare l'opinione, ma io parlo in generale. Nella giornata di oggi, quindi questa mattina, Sky, Stampa e anche altri organi di informazione riportano di un summit che sarebbe potuto avvenire, è avvenuto, non si è capito cos'è stato esattamente, nella giornata di oggi, nella quale si sarebbe poi deciso se continuare o meno a compirlo. Sì, si continua a compirlo, anche se appunto non è stato un vero e proprio summit. Questa mattina si parlava di Tudor traghettatore. Sono stupito dalla notizia di Pirlo in panchina ancora una volta? No. Da qui a fine stagione, arrivati alla terz'ultima giornata di campionato, con la classifica completamente compromessa e una finale di Coppa Italia da giocare, io non ci vedo nulla di strano a confermare la fiducia a Pirlo, anzi lo trovo abbastanza coerente con quello che è stato il ragionamento portato avanti fino adesso dalla Juventus. Esonerare ora sarebbe stato stupido, esonerare prima ci poteva essere il presupposto per farlo, ci poteva essere il coraggio per farlo. Come mi lascia la notizia della conferma di Nedved su Pirlo e Ronaldo? Esterrefatto, posso dire esterrefatto, perché ancora una volta mi dà fastidio, mi sento preso in giro. Quest'anno a livello di comunicazione la Juventus secondo me è stata tremenda, tremenda, a partire da Paratici, ad Agnelli, a Pirlo, a Nedved, cioè, li metto davvero dentro tutti quelli più rilevanti, dove davanti ai microfoni magari dicevano una cosa e dopo pochi minuti ne dicevano un'altra. Solo ieri sera Pirlo confermava ancora una volta di non essere contento del suo operato, che c'erano tante cose che non andavano e si assumeva pienamente le colpe, era tutta colpa sua e aveva fatto male. Potrei fare di meglio, avrei potuto fare di meglio, posso fare di meglio, non sono contento ma posso fare di meglio. E il giorno dopo assolutamente rimane Pirlo. Ora, se esce una cosa del genere dalla bocca del vicepresidente della Juventus, è la voce ufficiale della Juve che parla, questo lo sappiamo, non è palesemente vero, o meglio non deve essere palesemente vero, perché io sono dell'idea che si possa sbagliare nella vita. Di sbagli ne abbiamo fatti tutti e ne faremo tutti, continuerà a fare la Juve, ne ha fatti la Juve. Il problema di fondo è che negli anni si è sempre sbagliato un pochettino e fatto tanto bene. Nelle ultime 2-3 stagioni si è sbagliato tanto e fatto meno bene. Noi abbiamo buttato via 10 anni di vantaggio sulle altre nell'arco di, io non dico di un anno perché non è vero, nell'arco degli ultimi 2 anni e mezzo. Ripeto, gli errori si possono fare, ma bisogna avere la forza, il coraggio e la lungimiranza di curare. Pirlo in questo momento è palesemente un errore, ce lo sta dicendo Pirlo stesso, ce lo sta dicendo il campo, la classifica, la squadra. Io non ho mai visto i tifosi all'unisono in questo modo essere in un'unica direzione. Pirlo non è pronto, Pirlo non è pronto, anche per il suo bene, toglietelo da lì, per il suo bene in principio. E un'altra cosa che voglio ribadire è: aprite le orecchie, ragazzi, perché questo è molto importante. Non cadiamo ancora nell'errore di individuare in Andrea Pirlo il colpevole. Perché, ancora una volta, il capo espiatorio, cercare l'assassino, ripeto, non è Cluedo. Non si vince se si trova il colpevole. Andrea Pirlo è uno dei colpevoli. Ha ragione chi dice, ma è colpa chi l'ha messo lì. Ha ragione chi dice, però Pirlo sta facendo gli errori. Abbiamo ragione tutti, perché non c'è un errore. C'è un errore madre, se vogliamo, all'origine. Ne ho già parlato, c'è il video degli errori della dirigenza. Ma quest'anno è una stagione, ragazzi, che inizia con il caos Suarez, continua con il casino in campo e la classifica che va male, fuori dalla Champions, il disastro Superlega, la comunicazione allo sbando e alla terz'ultima giornata di campionato il vicepresidente della Juventus, dopo quello che stiamo vedendo, quello che si è visto, non può confermare Andrea Pirlo. Io non chiedo tanto, perché è veramente un attimo essere delusi. Chiedo un po' di coerenza. Ci voleva tanto, eventualmente, ripeto, non ho visto il servizio, non l'hanno ancora fatto andare in onda, a sorvolare, girare intorno alla domanda come si fa sempre, senza andare nel dettaglio, dare delle certezze, perché anche lo stesso Ronaldo, se si va in Europa League e si andrà in Europa League arrivati a questo punto, non prendiamoci in giro, ragazzi, serve un miracolo sportivo per non andare in Europa League. Non si passa la palla ai calciatori della Juve oggi. Rimane in Europa League? Noi con tutti questi buchi di bilancio, senza le entrate della Champions, riusciamo a pagare un altro anno Ronaldo? Teniamo un altro anno Pirlo? Ripeto, si può sbagliare,
Ma occhio poi non diventare complici, perché un conto è sbagliare in buona fede, perseverare in maniera diabolica, è tutto un altro discorso. E ve lo ripeto, non individuate Pirlo come unico colpevole, perché i calciatori hanno una grandissima responsabilità. Pirlo ha una grandissima responsabilità. La dirigenza ha una grandissima responsabilità. Spartitele queste cose. Spartitele veramente e cerchiamo di ragionare senza accanirci su un unico elemento, perché sarebbe veramente ad avere i paraocchi andare su un unico tesserato e dire: "Ah, è colpa tua!" Perché se nelle ultime 3 stagioni Allegri dice che la squadra va rivoluzionata, Sarri dice che la squadra è inallenabile. Pirlo dice: "Io sono arrivato e ho proposto un calcio, poi mi sono dovuto adeguare perché la squadra e certi elementi non mi seguivano, non proprio non mi seguivano, non riuscivano. Mi sono dovuto adeguare alla squadra rispetto al calcio che avevo in mente." Tutti e tre, o sono stronzi tutti e tre, e non ci credo, perché, ripeto, Pirlo ora non è pronto a fare allenatore, ma quello che è stato da calciatore e quello che è stato da uomo, uomo Andrea Pirlo, per me non cambia, eh. Per me non cambia, non è che adesso odio Andrea Pirlo, assolutamente no, perché questo rimane un gioco, uno sport, un bellissimo gioco. Se si va nell'odio, poi per me finisce il rapporto, eh. Non esiste, no, non può esistere l'odio su un campo da calcio, per quanto mi riguarda. Il campo da calcio deve essere gioia, tranquillità, divertimento, arrabbiature, incazzature, ma fa parte del gioco. Come fa parte del gioco Striscia la Notizia che continua a portare tapire d'oro alla Juventus, che a una certa, capisco che sia il vostro lavoro, capisco che faccia share, sono qua che ne parlo anch'io, sono caduto in una trappola. Però dopo un po' passa anche un po' la voglia, non si è più simpatici. Poi io non sono tantissimo amante dei servizi di Striscia la Notizia con le risatine finte in sottofondo, la stessa comicità d'Agna a questa parte, ma questo è tutto un altro discorso. Fa parte del gioco, va tutto parte del gioco, ma l'odio nel calcio secondo me non c'è spazio per l'odio di nessun tipo. Quindi per favore non andiamo ad odiare, non andiamo ad odiare. La critica costruttiva è la cosa, secondo me, che smuove il mondo, la cosa che fa meglio le persone. A me fa bene ricevere critiche costruttive in ogni ambito della mia vita, dal lavoro alla sfera privata. E credo che criticare per costruire, per andare a sottolineare le cose giuste che andrebbero fatte, non c'è niente di meglio di questa cosa qua. Però veramente rimango stupito, basito di fronte a certe cose. Io sono abbastanza convinto che Pirlo non sarà l'allenatore della Juve dell'anno prossimo. Trovo logico appunto essere arrivati a questo punto e confermare Pirlo per queste ultime partite, perché sarebbe stato molto più incoerente da parte della Juventus lasciare a casa oggi, quando ormai tutto è deciso, tutto è naufragato. Dico però una cosa che ha detto Caressa ieri al club e trovo estremamente giusta. Non è che negli anni questa dirigenza, dopo 9 anni, aver fatto qualcosa di straordinario, di bellissimo, aver visto tesserati da calciatori, allenatori andare, tornare, andare, via, e si continuava a vincere sempre meglio, sempre forti, sempre più belli, sempre noi, che a un certo punto si è pensato: ma non è che c'è tutto dovuto? Non è che ormai siamo arrivati a un punto in cui qualsiasi decisione, qualsiasi scelta potrà essere giusta? E si è arrivati a questa situazione qua. Quindi, ancora una volta, si può sbagliare, però non mandarmi via Allegri se non hai un allenatore, e non mandarmi via Sarri se non hai un allenatore, o non farti trascinare, non buttarmi Pirlo in mezzo agli squali se non sei convinto del fatto che possa essere un allenatore, perché Pirlo ha accettato perché giustamente è una persona ambiziosa, avremmo accettato tutti. Però se davvero la dirigenza era consapevole del fatto che Pirlo fosse a questo livello qua di preparazione, non protegge l'investimento dicendo dopo un'annata disastrosa rimane al 100%. Perché i progetti bisogna avere anche il coraggio di interromperli, non solo il coraggio estremo di mandare a casa un allenatore da 5 scudetti di fila e 2 finali di Champions dicendo: "Guarda, adesso cambiamo tutto", e mandare a casa anche il suo successore perché non c'è stata amalgama, e poi confermare. Non è sempre la scelta più audace quella giusta. E gli ultimi anni ce lo stanno dimostrando con gli interessi. Ripeto, abbiamo buttato via 10 anni di distanza dagli altri, non in un anno, perché non è solo colpa di Pirlo, ma negli ultimi 2 e mezzo, 3, siamo riusciti veramente a prendere tutto e
a dire bene, adesso ripartiamo da zero. Ragazzi, c'è da rimboccarsi le maniche, c'è poco da fare.